Dopo gli ultimi avvenimenti e di conseguenti timori nei confronti degli exchange, in tanti mi avete fatto domande tipo: ma come faccio a continuare il mio PAC senza dover correre il rischio di detenere fondi sugli exchange? Nella live di giorni scorsi vi ho menzionato varie possibilità, tra cui una che si chiama Relay, di cui vi avevo parlato tra l'altro anche in un video quest'estate, che se vi interessa vi lascio qui. Si tratta di un'applicazione che permette di acquistare e vendere Bitcoin direttamente su wallet non custodial senza dover neanche fare registrazione e KYC. Vista la vostra curiosità, in questo video di oggi ne parliamo in maniera approfondita, quindi vi mostro come funziona, tutti i suoi pro e i suoi contro. Spero che vi interesserà, quindi seguitemi. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Inizio con due domande per voi. La prima è: avete mai utilizzato Relay e se sì, come vi siete trovati? Fatecelo sapere nei commenti. E la seconda è: se conoscete delle altre alternative con le stesse caratteristiche, quindi di non custodial e no KYC, e come vi siete trovati anche con quelle, così magari le andiamo ad approfondire ed esplorare. Fatemelo sempre sapere nei commenti. Prima di iniziare a raccontarvi che cos'è Relay, come funziona, i suoi pro e i suoi contro, vi faccio un disclaimer, ovvero che questo non è un video sponsorizzato da Relay, ma vi lascio, se vi interessa, il mio codice referral in descrizione, che dà anche a voi il vantaggio di abbassare le fee. Riguardo le fee, vediamo dopo come funzionano, come sono strutturate e come si possono minimizzare. Cominciamo col capire che cos'è Relay. Relay è un'azienda svizzera, è un'applicazione mobile a tutti gli effetti che permette di comprare e vendere Bitcoin senza la necessità di fare KYC e soprattutto in modo non custodial. Infatti, quando voi andate ad aprire per la prima volta Relay sul vostro smartphone, vi viene creato un wallet a tutti gli effetti, un wallet non custodial, e vi viene mostrata la seed phrase. Non è per forza necessario acquistare direttamente su questo wallet che create su Relay, perché nelle impostazioni, se voi andate ad abilitare le funzioni avanzate, come vedete c'è anche acquista Bitcoin in un wallet Bitcoin esterno, quindi potete anche inserire un address a vostra scelta. In ogni caso, anche il wallet che vedete, che create nel momento in cui accedete per la prima volta a Relay, è un wallet di tipo non custodial, quindi questo è il grande vantaggio, no, sul quale ci soffermiamo di più oggi, è il motivo per cui ne stiamo parlando, ovvero che non c'è mai una custodia di terze parti in mezzo. Voi acquistate tramite metodi di pagamento elettronico, che tra poco vediamo, ricevete i vostri Bitcoin, è possibile anche fare acquisti ricorrenti, quindi per chi fa un pack ad esempio, e li ricevete direttamente sul vostro wallet, quindi senza il rischio di controparte tipico degli exchange centralizzati e di cui si parla parecchio appunto in questo periodo, verso il quale c'è molto timore soprattutto appunto in questo periodo. Quindi come si utilizza? In realtà la semplicità è massima, perché voi una volta creato il wallet, come vi dicevo, quindi fatto il backup della seed phrase, mi raccomando, qua c'è un tema di sicurezza che potete approfondire poi in tutti i video sulla sicurezza che abbiamo fatto, la gestione della seed phrase, l'unica cosa da fare è acquistare, perché non c'è da fare registrazione, non c'è da creare account, non c'è da fare KYC. Ma vi starete chiedendo: ma è legale tutto questo? Effettivamente sì, è completamente legale, perché Relay è un'applicazione svizzera, come vi ho detto, ha sede in Svizzera, e di fatto, adesso ve lo trovo anche, vi faccio vedere dove lo dice, eccolo, come vedete per le leggi svizzere c'è la possibilità di acquistare fino a 950 euro di Bitcoin ogni 24 ore, che sono 1000 franchi svizzeri, senza l'obbligo di KYC. Poi attenzione, non vuol dire che è anonimo, perché vi
ricordo che il metodo di pagamento è elettronico, quindi voi state acquistando con carta, con Apple Pay è possibile acquistare, oppure con bonifico bancario. Piccola parentesi, quest'ultimo è preferibile per un motivo di commissioni che tra poco andiamo a esplorare meglio. Se avete bisogno di limiti più alti, occorre fare il KYC, quindi verifica dell'identità con proof of address. Tuttavia, un limite di 950 euro ogni 24 ore è un limite assolutamente alto, secondo me, no? Quindi credo che in pochi avranno la necessità di dover fare KYC. Questo è un altro vantaggio, perché nonostante, appunto, ripeto, non sia anonimo, non mettetevi in testa, no, che è un acquisto anonimo, quindi potete fare quello che volete o cose strane, perché se voi acquistate via bonifico, chiaramente i dati, no, del pagamento sono completamente tracciati. Tuttavia, il vantaggio è che non date i vostri dati personali e la vostra identità, i vostri documenti di identità, a una controparte, no? Che sapete che al giorno d'oggi, con tutti i data leak che ci sono, la privacy non è mai troppa, no? Più si tiene alto il livello di privacy e meglio è. Quindi i grossi vantaggi sono questi due: da un lato l'essere non custodial, acquisto che ti arriva direttamente nel wallet non custodial, e no KYC, quindi massima privacy e minor rischio, cioè nessun rischio effettivo di data leakage. L'unico dato che arriva ovviamente a Relay è il dato del vostro bonifico, il vostro pagamento, o se fate l'acquisto con la carta c'è il processore di pagamento che lo processa. Come funziona? Allora, come vedete, è abbastanza immediato, perché voi potete o cliccare qua in mezzo, vedete c'è compra, vendi, invia, ricevi, come se fosse proprio un wallet a tutti gli effetti, perché ripeto è un wallet di cui avete la seed phrase, e sotto c'è l'opzione per lasciare il referral link ai vostri amici, che di fatto, ve l'ho detto, conviene, perché le fee vengono abbassate anche a loro, quindi per minimizzare le fee un referral link vi conviene utilizzarlo. Potete utilizzare ovviamente quello che più preferite, io il mio ve lo lascio come di consueto in descrizione. Per fare l'acquisto, vedete, basta cliccare compra, basta scegliere l'importo, non lo so, 100 ad esempio. Ecco, guardate, qua intanto si vede la commissione, quindi prima parliamo un attimo delle commissioni, così lo andiamo ad approfondire, no, questa cosa. Commissioni, eccola qua. Vedete che c'è la fee di partenza del 2,5% sull'acquisto. Questa fee è possibile abbassarla fino all'1%. È una fee superiore agli exchange centralizzati, c'è poco da fare, è così. Però ricordatevi che appunto si paga l'essere non custodial, si paga l'essere non KYC, e comunque se si acquista su un exchange custodial c'è anche la withdrawal fee, la fee di prelievo, qualora si voglia fare appunto poi detenere su hardware wallet oppure su proprio cold wallet. E quindi bisogna un po' fare, ecco, il bilancio complessivo per capire se ci conviene oppure no, se ci interessa oppure no. Nei contro sicuramente c'è quello di avere fee un po' più alte rispetto ai checks. Si parte dal 2,5, si arriva all'1% e si può abbassare, vedete, dello 0,5 alla volta in queste tre modalità: transazione superiore a 100 euro meno 0,5, quindi da 2,5 diventa 2, utilizzo dell'autoinvestimento, che quindi è un po' il mettere un acquisto ricorrente che te lo abbassa di un altro 0,5, e l'applicazione di un codice referral te lo abbassa di un altro 0,5, ed è il motivo per cui vi dicevo che conviene a prescindere. Quindi se si va a soddisfare tutte queste tre condizioni si arriva all'1%. Attenzione, questa è la commissione per acquisto con bonifico. Nel caso in cui si decidesse di acquistare con carta o con Apple Pay viene applicata un'ulteriore commissione circa del 2-3%, che non dipende da Relay ma dipende ovviamente dai processori di pagamento che si interpongono tra la vostra carta e cioè nel vostro acquisto a tutti gli effetti, e va a fargli evitare la commissione. Di buono c'è che l'acquisto è istantaneo, ma è sconsigliabile perché la fee è veramente alta. Parentesi, è possibile utilizzare anche bonifico istantaneo se la vostra banca lo supporta con le medesime commissioni del bonifico, quindi
quella ovviamente è il massimo che si può fare, no? Come velocità, efficienza e costi. Lato vendita, come vedete, anche qua abbiamo una partenza del 2% e la vendita funziona proprio in maniera speculare all'acquisto, no? Tu invii i bitcoin e loro ti mandano, no, il bonifico su un IBAN che gli dai. Commissione del 2% che arriva all'1 se c'è un codice referral o una transazione superiore a 100 euro. Qua non c'è la vendita periodica, quindi non parte neanche dal 2,5 ma parte dal 2. Quindi diciamo che al massimo, con l'abbassamento massimo delle fee, si arriva all'1% sull'acquisto e 1% sulla vendita. L'acquisto è veramente banale, ve l'ho detto, si clicca compra, selezioniamo l'importo, facciamo 100 per ridurre le commissioni, come vedete qua se clicchiamo sulla I delle informazioni ci va a dire, no, le varie cose che possiamo fare per abbassarle. Per inserire il codice sconto, il codice referral, chiamiamolo come vogliamo, vedete che da qua, dalle impostazioni, se cliccate codice invito lo potete scrivere qua sotto, il mio ve lo lascio in descrizione, è gateway in maiuscolo, lo confermate e viene applicato immediatamente ad acquisti e vendite. Ritorniamo a noi, avanti, vedete qua possiamo fare l'acquisto corrente, quindi dire quanto spesso, diciamogli ad esempio autoinvestimento mensile, vedete che la commissione scende all'1,5. Andiamo avanti, scegliamo il metodo di pagamento, vedete bonifico bancario 1-3 giorni, quello standard, oppure quello istantaneo è molto più breve. Pagamenti con carta o Apple Pay, ovviamente ci sono commissioni aggiuntive, ma l'accredito è immediato. Se noi scegliamo bonifico bancario ci fa digitare il nostro IBAN, poi una volta che andiamo avanti ci dà le coordinate bancarie, noi evadiamo il nostro bonifico e ci arriva il pagamento dei BTC direttamente sul wallet. Se abbiamo scelto di riceverlo sul wallet di Relay lo vediamo direttamente qua. Se abbiamo attivato dalle impostazioni avanzate la possibilità di acquistare su un wallet esterno, ci chiede l'address al quale inviarlo. Mi raccomando, fate attenzione a non fare errori. Questo è banalmente Relay. Per quanto riguarda invece la vendita, è possibile vendere i propri bitcoin, così mettiamo la nostra somma, lui ci chiede il beneficiario e tutto quanto e il codice d'invito se ce l'abbiamo per abbassare le fee e basta. Poi ci viene mandato qua il saldo e noi inviamo i bitcoin all'address che ci viene invece dato. Questo è veramente tutto. Quindi tirando un po' le somme, no, per pro e contro di questa applicazione, come pro abbiamo, come abbiamo sottolineato prima, no KYC e non custodial, e ci aggiungerei anche la semplicità, mi permetto, perché a tutti gli effetti è un metodo molto semplice. L'unica cosa importante, che potrebbe essere un piccolo gradino di difficoltà, è la gestione della propria seed phrase, che però vabbè, lì fa parte veramente dell'ABC della self custody, cosa molto importante. Come contro abbiamo delle commissioni più alte rispetto ai checks, ad alcuni checks in realtà, neanche a tutti. Non c'è la possibilità di fare trading, perché non è un'applicazione che serve per fare trading, ma è semplicemente per comprare e vendere bitcoin, e l'impossibilità di acquistare, come direbbero gli amici massimalisti, le shitcoin, quindi c'è solo bitcoin, non c'è Ethereum, non c'è Solana, non c'è nient'altro. Se vi dovesse interessare poi in seguito swappare bitcoin per un'altra coin, sempre in maniera non custodial, si possono usare servizi come Changely o Shapeshift, ce ne sono vari, anche quelli senza necessità di KYC e non custodial, con delle commissioni anche loro superiori alla media. Se vi interessa li potremmo approfondire, ma sappiate che esiste la possibilità. Io oggi vi ho parlato soltanto di Relay per approfondirlo, il mio scopo era proprio approfondire questa applicazione il più possibile, perché me l'avete chiesto in tanti, quindi non ho parlato di altre di alternative. So che ci sono, c'è ad esempio BitKeepy che è molto simile, c'è Bisq che è più complicato, offre più
funzionalità e però alcune caratteristiche di base come privacy e self-custody ci sono, ma avete segnalato Moonpay che devo ancora approfondire, quindi volendo potremmo veramente anche parlare di altre alternative, no, a questa app, però oggi ve l'ho voluta, ecco, un po' trattare dalla A alla Z per questa ragione. Insomma, ditemi pure cosa ne pensate, come vi sembra, se vi interessa utilizzarla, tutto quello che vi viene in mente, ragazzi, nei commenti che ne discutiamo. Detto questo, vi auguro una buona serata e alla prossima!